Alleluia, Signore, grazie. Grazie perché tu sei qui. Accomodatevi. Le testimonianze sono meravigliose. In quello che diceva Clemente mi rispecchiavo molto. E lui ha detto una parola, ha ripetuto più volte: trasformazione. Siete gioiosi? Con Gesù siete, dovete essere gioiosi. Allora prendete il Vangelo di Giovanni al capitolo 2. Stasera parleremo di una festa, le nozze in Cana, dal primo verso. E tre giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galileo, e la madre di Gesù si trovava là. Ora anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Ed essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. Gesù le disse: che cosa c'è tra me, tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai servi: fate tutto quello che egli vi dirà. Ora c'erano là 6 recipienti di pietra usati per la purificazione dei giudei, che contenevano 2 o 3 misure ciascuno. Gesù disse loro: riempite d'acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: ora attingete e portatene al maestro della festa. Ed essi gliele portarono. E come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutata in vino, ora egli non sapeva da dove venisse quel vino, ma ben lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua. E il maestro della festa chiamò lo sposo e gli disse: ogni uomo presenta all'inizio il vino migliore, e dopo che gli invitati hanno copiosamente bevuto, il meno buono. Tu invece hai conservato il buon vino fino ad ora. E Gesù fece questo inizio dei segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo egli discese a Capernaum con sua madre, i suoi fratelli, i suoi discepoli, ed essi rimasero lì pochi giorni. C'è molto da dire su questa storia ed è meravigliosa, però mi voglio soffermare su un qualcosa di particolare che ha toccato il mio cuore. Innanzitutto dovete sapere una cosa: che nel regno di Dio i doni, i regali che il Padre prepara non sono mai dati con avarizia e non sono qualitativamente, quantitativamente scarsi, ma sono sempre in abbondanza. E allora cosa c'è in questa storia? Innanzitutto è un paesino piccolo, gente ordinaria, gente normale. Gesù, dopo il battesimo, dopo i primi discepoli, si va con la sua famiglia in questa festa, e dove fu invitato. E vediamo che in questa festa, mentre che si festeggiava, a un certo punto si accorge che il vino scarseggia, stava per finire. Anzi, era quasi finito. Ma lui si trova sempre nel momento giusto, nell'ora giusta, nel punto giusto, non ritarda mai, non si trova mai indaffarato in altre cose. Quando Gesù deve compiere qualcosa, è lì, presente. E lui è qui presente. Lui è qui che vuole fare, vuole donare. Chi riceve Gesù nella propria vita è una festa, è una gioia. Gesù, quando entra nel tuo cuore, inizia il tuo cuore a gioire. Come queste nozze, inizia la missione di Gesù con questo primo miracolo, una festa. Perché il matrimonio è una festa. La presenza di Gesù è una festa. La sua gioia, lui ha detto ai suoi discepoli, lo dice nel Vangelo, che la mia gioia sia completa in voi,
che fiumi di acqua viva sgorgeranno dal vostro cuore, dal vostro seno, e gioia in abbondanza. Lui promette questa meravigliosa parola che tutti quanti noi cerchiamo, vogliamo, desideriamo: gioia. E Lui è venuto per dare gioia. Gioia alla tua vita, gioia alla tua casa, gioia al tuo matrimonio, gioia nei tuoi figli, gioia tra te e tuo marito, il tuo lavoro, gioia nel tuo cuore. Ma quello che vi voglio far sottolineare, e volete un titolo, è: l'ubbidienza porta gioia. Gesù cosa disse ai servi? Non cercò pubblicità, non fece qualcosa di eclatante davanti a tutti, non voleva l'esibizionismo, ma chiamò i servi e disse: riempite di acqua fino all'orlo quei recipienti. Inizia con un comando, e questa sera lo Spirito Santo ti dà un comando a tutti quelli che ascoltano. Dice: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Credi, ravvediti e sarai salvato. E io entrerò e verrò ad abitare nel tuo cuore, e in te sgorgerà la gioia come una festa. E le sue promesse sono sì, non arrivano in ritardo, non arrivano mai in ritardo. Inizia con una festa, inizia con un comando. Dice: riempite di acqua. E loro non capivano, i servi non sapevano quello che stava per succedere, non sapevano che il miracolo doveva avvenire, ma ubbidirono prontamente. E quando Gesù ci dice qualcosa da fare, noi dobbiamo ubbidire senza contestare, senza discutere, perché colui che ci fa il comando è Dio, e Lui è il padrone, Lui è il Signore. Lui è sovrano. Lui ha fatto i cieli e la terra. Lui ti ama in un modo personale. L'altra volta vedevo un documentario e noi siamo un piccolo pianeta, un puntino in un sistema immenso, miliardi di stelle. Quanto grande è l'amore di Dio verso di noi e verso tutto coloro che ancora non lo conoscono, e Lui si vuole manifestare. Sai perché? Perché ti vuole trasformare la tua vita, vuole trasformare il tuo cuore, ti vuole dare un senso che molti non hanno. Il mondo va così, a destra, a sinistra, ogni giorno, ogni mattina facciamo le stesse cose: ci alziamo, ci laviamo, facciamo colazione, andiamo a lavorare e vediamo che succede. Gesù, quando viene, dà speranza, dà pace. È una meravigliosa persona, il Figlio di Dio. E allora, nel momento in cui riempirono fino all'orlo, perché Lui non disse a metà, ma fino all'orlo, perché Lui ti vuole riempire fino all'orlo, non a metà o un tre quarti o un mezzo, ma tutto. Dice: attingete dall'acqua. Era acqua semplice, era acqua normale, ma mentre che versavano l'acqua, quell'acqua non scorreva acqua H2O, ma scorreva vino. Io non sono un intenditore di vino, neanche ne bevo, ma vedo molte volte persone, dice che tutti i cinque sensi devono assaporare il vino, lo adorano, lo sentono, non so che cosa, lo guardano, lo gustano a sorsi, lo odorano nuovamente. Quindi è una bevanda preziosa. Dice che il vino rende gioia, dà gioia, e Gesù dà gioia. Lui è il vino della nostra vita. Allora cosa successe? Che mentre che versavano, subito lo portarono al capo, allo sposo,
E voi immaginate questa situazione. Stava per finire il vino, quindi la festa stava per finire. E quindi cosa stava succedendo? Dal vino che avevano offerto, dalle vivande, dal cibo, perché i matrimoni in quelle zone non durano mezza giornata, ma durano più giorni. Allora doveva finire, stava finendo in una situazione un po' misera, ma subito si accorsero che quel vino era migliore del primo vino. E subito chiamarono, dice: ma questo vino da dove viene? Il vino che ti dà Gesù, la sua presenza che trasforma la tua vita, è un vino che va al di là del pensiero, dell'immaginazione, che ti riempie, ti dà soddisfazione. Allora i discepoli e i servi che videro il miracolo credettero e lui fu glorificato. Sapete, Gesù ha fatto qualcosa di speciale per noi. Lui era presente, ma lui disse: un giorno io me ne andrò e verrò ad abitare dentro di voi. E noi abbiamo la possibilità di ricevere, molti di voi hanno la possibilità di ricevere questo prezioso vino, questa preziosa presenza che è Gesù Cristo. E lui è costata la croce. Sapete cosa è scritto? Dice: egli portava le nostre malattie, si è caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Alleluia! Il Padre, voi immaginate un attimo questa situazione. Lui ti ama. Lui ama ognuno di noi. E quando mandò suo figlio, sapeva quello che doveva succedere. Gesù non passò prima della croce, passò attraverso la flagellazione, passò attraverso gli insulti, passò attraverso l'umiliazione. E mentre che lo flagellavano, mentre che poi lo inchiodavano sulla croce, dice che lo ritenevamo maltrattato, umiliato, percorso senza aprire bocca. Tutta l'ira di Dio, tutta la rabbia di Dio non era su di noi, peccatori, non era sulla nostra disubbidienza, sul fatto che noi molte volte non ce ne frega niente di Dio, non ci interessa, viviamo indipendentemente dalla sua, se c'è o non c'è, o ci rivolgiamo a Lui, siamo troppo impegnati, troppo problemi, troppe cose. Ma Lui ha percorso, ha voluto che il suo figlio fosse percorso. Quindi immaginate tutta la rabbia su quel corpo innocente, la sua carne che veniva strappata, i chiodi nelle sue mani, tutta la rabbia di Dio contro il peccato. Questo lo sapete perché? Perché io e tu potessimo ricevere gioia, gioia in esuberanza, gioia senza, non a metà, ma colmi di gioia. E ogni volta che si prendeva l'acqua si versava vino, vino in continuazione. Dio ti ama, Dio ti ama di un amore incredibile. Dice che siamo stati vivificati, eravamo morti e siamo stati rinati, siamo stati ricreati. Avevamo un cuore di pietra e ci è stato dato un cuore di carne. Lui si è interessato a me e a te, noi che eravamo disubbidienti. E questa sera Gesù ti dice: io voglio entrare nel tuo cuore e io voglio venire ad abitare dentro di te e voglio fare l'ordinario, perché
quello che lui fece era ordinario. Gesù andava in giro e faceva del bene. Gesù andava per i villaggi e guariva e liberava e salvava. Perché Gesù è una persona che ti ama, è venuto per cercarti, per cercarti. E il Padre ha mandato suo figlio fino alla croce perché potesse pagare la nostra disubbidienza. E questa sera lui ti dice, lo Spirito Santo ti dice, credi in me, credi, non dubitare, non essere disubbidiente, non dire domani, ci sarà un altro giorno, ci sarà un domani, fra 2 anni, 3 anni, mi devo divertire, non ho tempo. Questa sera il comando è uno, e in queste sere verrà predicato il messaggio dove verrà detto credi nel Signore Gesù Cristo. Credi questa sera. Lo Spirito Santo ti vuole costringere a credere. Non ha importanza chi sei, ordinario, straordinario, normale, semplice, quello che sei. Ti dice solamente questo, è un appello che ti fa il tuo cuore. Credi, perché io voglio trasformare la tua vita ordinaria in una vita straordinaria. Io voglio che la tua vita sia eccellente, perché i figli di Dio vivono una vita eccellente, non vivono una vita meschina, vivono una vita di eccellenza. E lui è questa la chiamata che ti fa. Gesù iniziò con un miracolo, il miracolo delle nozze, iniziò con una festa. E lui, quando viene ad abitare nel tuo cuore, inizia a con una festa e vuole che tu, il tuo cuore, gioisca. Ti invito ad alzarti in piedi. Questa sera non faccio un appello, è lo Spirito Santo che ti fa l'appello. Io non conosco i tuoi bisogni, non conosco le tue necessità. Forse a casa ti manca tutto, non come in quella festa che mancava il vino. Forse non c'è pace nel tuo matrimonio. Sappi che Dio ha creato il matrimonio e l'ha benedetto fin dall'inizio. E lui questa sera vuole passeggiare e ti vuole accarezzare e ti vuole dire, cari che abitate in via del Maggiolino o forse sei qua sotto questi gazebo, non deve andare come sei venuto o come sei venuta. Io voglio trasformare la tua vita, la voglio rendere speciale. Io desidero che tu diventi figlio mio, figlia mia, che io ti possa dare un vestito nuovo, un anello nuovo, dei calzari nuovi, che io ti possa abbracciare. E se c'è una necessità, come in quel momento, io sarò lì, sarò con te, vicino a te, alla tua destra, alla tua sinistra, davanti a te, dietro di te. Io ti voglio sostenere, io desidero che tu ti aggrappi a me, ma devi credere che io sono il Signore. Devi cambiare rotta, devi fare dietro front e devi ubbidire al mio comando. Non devi discutere, non devi sapere quello che succederà, perché il dopo è una festa, non è un lutto, non è una tragedia, non è qualcosa di commovente, non è una sensazione, un brivido che ti sale nella schiena, ma è per sempre, per l'eternità. Io ti voglio dare il perdono, io ti voglio dare la guarigione dalle ferite, io ti voglio dare la salvezza completa della tua mente, del tuo corpo e del tuo cuore. Io voglio abitare nel tuo cuore, in tutto e per tutto, e voglio trasformare
voglio trasformare la tua vita in una vita di gioia, quella pace che forse stai cercando dappertutto, quella speranza che non la trovi in nessun altro posto. Io sono il principe della speranza, io sono il principe, il principio e la fine di ogni speranza. Gesù Cristo, il figlio di Dio, lui che è stato trafitto, flagellato, sputato per te e per me. E noi non possiamo fare gli indifferenti o possiamo dire non mi interessa. Perché una cosa così meravigliosa non possiamo rimanere con gli occhi chiusi o con le orecchie chiuse. Gesù ti sta facendo un invito e devi semplicemente dire: ho bisogno di te, Gesù. Ho bisogno di te, che tu trasformi la mia vita, che tu dai quell'ordinario e la trasformi in uno straordinario, che tu cambi il mio modo di pensare, il mio atteggiamento, che io possa essere una testimonianza vivente davanti agli altri. Lo splendore e la maestà verranno a casa tua, il Signore Gesù Cristo verrà a casa tua, lui personalmente verrà ad abitare nel tuo cuore, lui che si è caricato le nostre colpe, lui che è stato colpito, tutta la rabbia e l'ira contro il peccato è caduto su di lui, e noi che meritavamo abbiamo ricevuto gioia. Questa sera ti dico: credi, credi, non ti chiedere come farà. I servi non si chiesero: ma allora che stavo facendo? Stiamo riempendo i recipienti di acqua e che cosa significa? No, non ti chiedere nulla, non ti fare domande, perché lui è il Signore, lui è il padrone, lui è la tua vita e nelle sue mani. Non devi farti degli interrogativi, devi solo aprire il tuo cuore e dire: credo in te, semplicemente, credo in te, voglio credere in te, che tu salvi la mia famiglia, i miei figli, mio marito, mia moglie, che tu guarisca il mio corpo, che tu mi liberi dalla magia, mi liberi dalla stregoneria, dalle maledizioni, che tu, Signore, intervenga nella mia casa, che tu, stesso, credi, perché lui ti ama di un amore speciale e non te ne pentirai, non te ne pentirai, non te ne pentirai, né ora né domani né fra 30 40 anni, non te ne pentirai, te lo assicuro, non te ne pentirai, te lo possiamo testimoniare tutti, non te ne pentirai. Lo Spirito Santo ti vuole costringere questa sera: credi, credi, credi in Gesù, credi con tutto il cuore, ubbidisci al comando, credi e sarai salvato, ravvediti e sarai salvato, liberato, credi, credi che ti ama, credi che è interessato a te, credi con tutto il cuore. Alleluia.
Bibbia dice che il motivo per cui Gesù è venuto sulla terra è affinché l'umanità non perisca. Ogni volta che noi sentiamo un messaggio, che è il messaggio della croce, il messaggio che la Bibbia chiama un messaggio di salvezza, ogni uomo, ogni donna, ogni giovane, ogni bambino si trova di fronte a una grande responsabilità. Nessuno può scegliere per te, come nessuno ha potuto scegliere per me molti anni fa. La scelta è personale, la scelta è individuale. Dice la Bibbia che tutti siamo peccatori e privi della gloria di Dio. Dice la Bibbia che il prezzo, la paga del peccato è la morte, una morte spirituale. Ma la Bibbia dice anche che il dono di Dio è la vita eterna. Gesù Cristo non è venuto per condannarti, Gesù Cristo è venuto per liberarti dalla condanna. Questa sera, se tu ancora non hai fatto una scelta, puoi farla. Scegliere Cristo, scegliere il suo amore, scegliere la croce, scegliere il suo messaggio, scegliere di uscire da quella condizione di morte. Tu puoi fuggire da quelle fiamme che vogliono bruciare la tua vita. Se tu vuoi questa sera ricevere Cristo nel tuo cuore, noi vogliamo pregare per te, perché noi vogliamo che tu possa ritornare a casa sollevato dal peso del peccato, sollevato dalla condanna, sollevato dalla tristezza. Alla nozze di Cana ci fu una grande trasformazione. L'acqua fu trasformata in vino, e non soltanto. Il vino che fu servito per ultimo dice che era migliore. E questa sera la tua vita può essere cambiata e trasformata. E la tua vita, per il merito di Gesù Cristo, può essere una vita migliore, dice la Bibbia. Mentre cantiamo questo cantico, vogliamo lasciare ancora uno spazio che tu possa venire a Gesù, scegliere Gesù, non la religione, non la religione evangelica. Cristo, 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 che è morto sulla croce per noi ed è risorto il terzo giorno.